Chiara Cremonesi, senior rate strategist di Anima SGR. Qual è la view di Anima verso i titoli di Stato italiani? Allora, io dist distinguerei un medio periodo da un, uh, da un breve periodo. Cioè, nel breve periodo la stanza rimane eh, un po' cauta, un po' cauta eh, secondo me per due motivi principali. Allora, uno, ehm, c'è cioè il fatto che al momento la funzione di reazione della BCE è un po' difficilmente interpretabile. Eh, però il mercato si aspetta appunto una banca centrale che rimane aggressiva eh, e in secondo luogo perché diciamo la volatilità eh, a febbraio sui mercati governativi è aumentata eh, e questo si è visto ovviamente dalla pressione alle, alle vendite che abbiamo visto quindi diciamo che eh, per questi due motivi nel breve periodo eh, manteniamo una stance piuttosto cauta su BTP invece nel medio e lungo periodo considererei la seguente cosa cioè eh, i rendimenti stanno a livelli che abbiamo visto l'ultima volta nel 2012-2013 circa um, e questo eh, in, con un profilo secondo me, di rischio idiosincratico ma anche se vogliamo a, a livello europeo molto più basso di quello che avevamo nel 2012-2013 cioè i passi avanti che ha fatto il, diciamo, la costruzione dell'eurozona l'infrastruttura dell'eurozona anche dopo il Covid sono stati passi dal gigante. Sicuramente mancano degli elementi all'Unione Monetaria, però è sicuramente più completa e l'appoggio, la, diciamo, anche della popolazione, la, la, il supporto della popolazione a questo progetto è eh, migliorato in maniera significativa dal 2012-2013. Quindi eh, ci troviamo in un contesto eh, dove abbiamo rendimenti appunto a livello 2012-2013 con un contesto sia europeo sia italiano. Eh, migliorato, quindi direi che nel medio e lungo periodo le valutazioni sono interessanti. Quali sono le principali incognite in questa fase? Allora, dividerei le incognite in due gruppi, eh, cioè l'incognite esterne che poi è, è legata diciamo, alla, BC, alla politica della BCE e incognite interne più legate al PNRR e alle missioni. Allora, partiamo dalla BCE, ovviamente, in un processo di restrizione della politica monetaria, eh, restrizione delle condizioni finanziarie, aumento dei costi di finanziamento per le imprese e le famiglie, chiaramente i paesi diciamo, relativamente più vulnerabili dal punto di vista della, eh, delle fondamentali macro, come può essere un po' l'Italia, eh, soffrono relativamente di più. Uh, quindi abbiamo avuto 300 punti base di aumento del uh, tasso sui depositi e di tutti gli altri tassi uh, di politica monetaria, il mercato se ne aspetta tra 125 e 150 ulteriori, uh, quindi la stretta monetaria è importante. Eh, e al momento eh, lo spread devo dire, ha tenuto in maniera eh, devo dire, eh, molto anche in qualche modo sorprendente probabilmente perché la BCE ha messo sul piatto anche delle politiche antiframmentazione ha promesso eh, che interverrà in caso ci fosse troppa frammentazione però ecco diciamo che rimane eh, cautela eh, dal punto di vista di eh, quali siano gli impatti finali poi di questa stretta monetaria sull'Italia eh, le incognite intere come dicevo più legate al PNRR che eh, il governo ha eh, richiesto la tranche per, la seconda, per gli obiettivi della seconda parte del 2022 ci sono degli osservatori che sostengono che in realtà su qualche obiettivo l'Italia è un po' in ritardo della seconda metà del 2022 eh, diciamo che vedremo come la Commissione Europea valuterà in più, eh, per, entro il 30 aprile l'Italia deve presentare anche un aggiornamento del PNRR che eh, tenga cons in considerazione anche gli obiettivi di Repower EU, quindi tutto quello che riguarda la transizione green, um, e questa è sicuramente una sfida importante, per cui ecco, bisogna sempre tenere, eh, diciamo, teniamo sempre sotto controllo, monitoriamo e un margine di cautela su quali sono. Eh, gli, ob diciamo, gli obiettivi e il conseguimento di questi obiettivi sul PNRR. E in ultimo, direi che appunto le emissioni nette sono ehm, un, diciamo, un punto eh, per quest'anno. Eh, L'Italia passa da 15 miliardi di emissioni nette nel 2022, quando ancora la BCE comprava attivamente titoli di Stato, a emissioni nette di 75 miliardi eh, quest'anno, per cui è un aumento importante per gennaio febbraio non ha causato grossi scossoni eh, però continuerà per eh, i prossimi mesi dell'anno per cui ecco anche questo eh, è un po' diciamo un punto interrogativo un'incognita che teniamo sotto controllo dal nostro punto di vista chiara invece per quanto riguarda ok le incognite come dicevi ma possiamo dire che comunque negli ultimi anni l'italia è eh, ha raggiunto dei risultati importanti. Eh, ti faccio vedere una slide che non ti è nuova, ovviamente Chiara, sì. dato che comunque me l'hai girata tu: e, eh, riguarda il rischio politico eh, prezzato all'interno dei, dei nostri BTP che è diventato negativo. Questa è di fatto una, una slide che. Potete notare, prende a riferimento elezioni 2013, elezioni 2018, e quindi si vede che sta man mano andando verso lo zero. Ce la puoi spiegare un po' meglio, e poi ti chiedo se, non, se ci sono altri aspetti positivi che possiamo vedere? Sì, allora diciamo che in questa slide quello su cui ci dobbiamo concentrare sono le barre grigie, che sono, eh, vogliono essere una, una proxy per eh, il rischio idiosincratico, se vogliamo politico, ma anche idiosincratico, cioè tutto quello che è rischio domestico. Del paese e vediamo che sostanzialmente negli ultimi mesi il eh, rischio domestico rispetto diciamo, al, al passato, quindi alle elezioni del passato, è, è andato praticamente quasi scomparendo. Eh, questo eh, che cosa significa? Eh, ehm, o meglio, da che cosa deriva? Allora, secondo noi, deriva da due aspetti che erano un grosso punto interrogativo prima delle elezioni. Allora, uno, come commentavo prima, eh, il PNRR. Che sembra comunque con qualche incognita in procedere, ma soprattutto anche, diciamo quello che rappresenta ehm, è una grossa svolta per l'Italia. L'Italia è il maggior beneficiario dei fondi del PNRR, ha chiesto sia prestiti a fondo perduto che prestiti tradizionali, quindi ha chiesto il massimo diciamo, che, di fondi che poteva chiedere, eh, c'è un grosso programma di riforme che. Eh, deve essere rispettato un grosso programma di investimenti e quindi queste sono tutte eh, diciamo, iniziative che dovrebbero portare l'Italia a una crescita potenziale più alta nel lungo periodo, eh, a più occupazione, più efficienza. Quindi questi ovviamente sono risultati che verranno conseguiti nel medio e lungo periodo, non saranno immediati, ma è un percorso importantissimo per un paese dove la sostenibilità del debito chiaramente è sempre eh, qualcosa che gli investitori hanno eh, ben presente. Un aumento della crescita potenziale chiaramente eh, dirada anche le preoccupazioni eh, sulla sostenibilità del debito. Eh, in secondo luogo, eh, questo rischio diciamo così, idiosincratico prezzato... Eh, nullo addirittura negativo deriva dal fatto che in termini di politica fiscale, che era l'altro grosso punto di domanda che avevamo eh, precedentemente alle elezioni, per ora il governo si è comportato, diciamo bene. Eh, il deficit previsto per quest'anno è il 4,5% eh, del PIL, ma è visto in discesa, quindi fra due anni dovrebbe toccare il 3%. L'altra buona notizia è che dall'anno prossimo. Il bilancio primario dovrebbe essere in pareggio o addirittura iniziare a essere in territorio positivo. Anche qui eh, questi sono punti importanti per la sostenibilità eh, del debito ehm, e per il fatto che stiamo andando verso uno scenario dove la spesa per interessi andrà ad aumentare perché eh, siamo di fronte a tassi di politica monetaria molto più alti che, che in passato. Eh, L'ultimo punto è che abbiamo in generale uno scenario globale di crescita che sta migliorando per il 2023 rispetto alle previsioni iniziali, per cui per l'Italia, per esempio, la Commissione europea è passata da uno 0.3 eh, di crescita reale per il 2023 a uno 0.8. La crescita è eh, la parte più importante dell'equazione di del sostenibilità eh, del debito pubblico.